Radio Menti non è più il fortino dei biancorossi che vedono cadere l'inviolabilità della propria porta dopo 692 minuti. Oltre il danno, la beffa, seconda sconfitta consecutiva per il Lanerossi Vicenza, che lancia un grido d'allarme preoccupante. Di certo è presto per parlare di stagione compromessa, come hanno fatto molti tifosi in queste ore, dopo la disfatta con il Renato. Con 30 partite ancora da giocare, è logico pensare che ci sia tutto il tempo per rimettere insieme i cocci e lottare ancora per l'obiettivo prefissato a luglio. A destare preoccupazioni invece è il fattore legato all'approccio alla gara, che pecca di quella mentalità che appartiene ai vincenti o a chi punta a farlo. Da quello che si vede in campo c'è troppa leziosità sia nel modo di affrontare l'avversario che in quello della manovra di costruzione. Avere in rosa una ventina di ottimi giocatori, di cui una decina di categoria superiore, non significa aver vinto ancora prima di giocare, e fino a quando tutti non si caleranno nella giusta mentalità della Serie C, brutte figure come quelle vissute con Renate e Pro Vercelli saranno seguite da altre. Venerdì prossimo, 20 ottobre, il Lanerossi Vicenza farà visita alla Triestina, corazzata del girone, vietato sbagliare per non incorrere in una prima crisi della stagione.